Maurizio Lanzaro, ospiti del ristorante pizzeria Lido N. Maurizio, Salerno ti ricorda e ti porta sempre nel suo cuore. Tu torni spesso a Salerno, ormai sei uno dei nostri. Sì, praticamente sono salernitano a tutti, diciamo, a tutti gli effetti, perché ho due bambini che sono nati qua e io e mia moglie praticamente viviamo qui a Salerno, quindi ci stiamo ben volentieri e poi ho ancora tanti amici, quindi diciamo che Salerno rimarrà per sempre nel mio cuore. Stai seguendo un po' le cronache sportive che riguardano la Salernitana, gli sviluppi della società comunque di cui tu sei stato bandiera? Sì, sto seguendo, sto vedendo che attualmente stanno vendendo un pochino di giocatori, diciamo, importanti, diciamo che sono giocatori importanti perché sono i giocatori che più hanno mercato attualmente. Però sono convinto che il duo Mezzaroma Lodito con Fabiani alla fine faranno sempre un'ottima squadra per far divertire i tifosi della Salernitana. E proprio i tifosi da questo punto di vista sono abbastanza combattuti, c'è chi critica la società per le tante cessioni e c'è chi invece crede nel progetto giovani raccontato e rappresentato dalla società. Secondo te è giusto riporre fiducia in questa società? Ma io credo di sì, perché negli ultimi anni di presidenza che ci ha avuto Lotito in mezzo a Roma la società, secondo me alla fine hanno fatto sempre delle grandi cose per il bene della Salernitana, quindi io penso che è vero che Bollini in passato ha sempre lavorato con i giovani, ha fatto sempre un ottimo lavoro, però io sono convinto che Salerno è una piazza non adattissima per i giovani, perché è una piazza che è importante, una piazza dove la gente vuole il giocatore già affermato, è una piazza molto difficile, quindi io credo e penso che alla fine i giocatori importanti Lotito e Mezzaroma li compreranno e la politica dei giovani la faranno, ma fino ad un certo punto. Tu sei stato una bandiera, un idolo della tifoseria salernitana negli ultimi anni, forse quello più rappresentativo, quello che più ha rappresentato il ritorno nel calcio del conto della Salernitana. Hai, come hai detto, i tuoi figli salernitani, sono pisciaioli doc. Sarebbe auspicabile rivederti con i colori granata magari in altre veste? Ma questo per me sarebbe un sogno, perché è normale che mi piacerebbe. E come ti ho già detto prima, io sono tifoso della Salernitana, proprio adesso parlavamo e la squadra, ho giocato in tante squadre, ma è la squadra che più mi sento addosso, ecco. La verità, e lo dico, l'ho sempre detto e lo dirò per sempre, Salerno mi ha dato un qualcosa in più che anche al di fuori del calcio che nessun altro posto mai ho vissuto.